Hanno lavorato sul corretto smaltimento dei rifiuti, sul rispetto delle aree verdi, sui problemi ecologici e più in generale sulla tutela dell'ambiente. Grazie a questi comportamenti virtuosi, per il sesto anno consecutivo, la direzione didattica Fano San Lazzaro e l'Istituto Comprensivo Padalino hanno ottenuto il riconoscimento della bandiera verde. Il progetto, denominato EcoSchool, è uno dei programmi internazionali della Fondazione per l'Educazione Ambientale, che riguarda la scuola in ogni suo ambito, dalle classi agli uffici alle aree all'aperto, e l'obiettivo è quello di migliorare la vivibilità e la sostenibilità ambientale, sviluppando il senso civico dei ragazzi anche attraverso la riduzione di sprechi e consumi. Io mi sono appena insediata da ottobre e quindi partecipo per la prima volta a questo evento e sono molto fiera dei miei bambini che hanno partecipato a questo progetto EcoSchool e hanno attuato dei comportamenti proprio nel rispetto dell'ambiente, che poi naturalmente sensibilizzeranno anche i loro genitori e le loro famiglie, quindi per la riduzione dei consumi e degli sprechi. La bandiera è stata consegnata da Patrizia Servizzi, componente del comitato regionale del progetto EcoSchool, alla presenza della presidente di ASET SPA Lucia Capodagli e dell'assessore all'ambiente Samuele Mascarin. Si sono fatti carico di costruire nel loro piccolo una città più pulita, più ordinata, una città migliore, e in questo senso sono un esempio e uno stimolo per una città che, nonostante alcuni risultati importanti, deve ancora fare molto nel campo dell'ambiente. Certo, i risultati che l'ANCI ha riconosciuto il Comune sulla raccolta differenziata, l'opera di bonifica dell'amianto per 1.400.000 euro che stiamo completando in queste settimane, sono passaggi molto importanti, ma sicuramente bisogna riconoscere che da tanti anni le scuole fanesi sono molto più avanti della città, della società fanese, e in questo anche oggi sono un ottimo stimolo anche per gli amministratori.